si può ridurre il senso di insicurezza che non è sempre riconducibile alla paura della criminalità, ma anche dal disagio sociale e dal degrado diffuso. Il maltempo ha condizionato le escursioni nell'oasi WWF di Guardia Regia, qualcuno sfidando il freddo e la pioggia, però si è avventurato lungo i sentieri. Sentiamo l'inviato Enzo Ragone. Temperature proibitive non hanno impedito a pochi escursionisti coraggiosi di avventurarsi lungo i sentieri che da Guardia Regia portano al Pozzo della Neve, all'interno dell'oasi del WWF, una delle poche aree protette del Molise. Per la seconda domenica dedicata alle oasi del WWF erano attesi gruppi di escursionisti che hanno rinunciato per il maltempo. Avremo un'oretta di cammino fino ai punti d'ingresso, visiteremo Pozzo della Neve e Sfornatura Tornieri, detta anche Col di Bove, che è una delle grotte più profonde del centro sud. Ecco, un'escursione che chiaramente possono fare però le persone, come dire, che sono in qualche modo abituate, temprate soprattutto. Allenate, sì, vabbè, chiaramente una forte, un senso di, come dire, di voglia di mettersi in gioco, la voglia della la bella giornata avrebbe, come dire, avvicinato molti altri appassionati. Domenica prossima è in programma la terza ed ultima domenica dedicata alle oasi. È prevista la liberazione di rapaci feriti e curati nel centro specializzato di Pescara.